Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi non parlando di videogiochi. Vi devo dare una brutta notizia, questa settimana purtroppo non potrò dedicare tempo al canale YouTube, ma ho deciso comunque di registrare questo video bonus per non lasciarvi completamente a secco. Oggi niente videogiochi, ma si tratterà comunque di un video ricchissimo, dove vi dirò cosa ne penso del nuovo album di figurine di Super Mario e dove vedremo anche i risultati del più grande box break mai visto su YouTube Italia, anche perché è l'unico, non ce ne sono mai stati altri. Se siete curiosi di sapere se vale la pena imbarcarsi nell'ennesima collezione mariesca, siete nel posto giusto. E se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. È semplicissimo da fare ed è pure gratuito, pazzesco. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare. Io ho detto tutto, iniziamo! Premetto che non faccio un album di figurine da un'eternità e solitamente non colleziono neanche trading cards, nonostante poi io abbia abboccato in pieno con la precedente collezione sempre edita da Panini, che poi andremo a confrontare con questo nuovo album di figurine. Quindi non prendete il mio parere come quello di un super esperto, ma piuttosto di un appassionato, che si aspetta grandi cose dalla raccolta. Iniziamo quindi un po' dalle informazioni generali. Quest'album è composto da 176 figurine che sono divise nelle seguenti categorie: 64 sticker base, 64 cornice bianca, 32 di metallo e 16 glitter. Queste sono le tipologie di adesivi. Tematicamente invece gli artwork sono ripresi da 5 diversi titoli della storia recente di Super Mario, tutti apparsi negli ultimi anni su Switch, ma non mancano poi delle sezioni aggiuntive che omaggiano anche le versioni meno recenti del mondo dell'idraulico italiano. E ve lo dico, questo è già un bel passo avanti rispetto alle trading card che non offrivano nulla, se non degli artwork super generici, raccolti in delle categorie che lasciavano un po' il tempo che trovavano e senza nessun tipo di contestualizzazione. Qui, se non altro, ogni gioco ha la sua impaginazione specifica, con gli sfondi a tema e tante piccole informazioni che danno un po' di senso a ogni pagina. C'è anche una massiccia sezione centrale in cartone, dove il senso è quello di creare delle card messaggi da ritagliare e poi inviare ai propri amici. Ma sul tenore di questi extra torneremo più avanti. Certo, proprio come per le trading cards, in alcune pagine si ha ancora la sensazione di trovarsi di fronte a dei collage ultra generici con i soliti artwork visti ormai fino allo sfinimento, buttati lì senza alcuno sforzo. Però mi aspettavo di peggio e l'album è promosso. Mi è piaciuta molto la copertina, che definirei sbrilluccicosa, in assenza di termini tecnici più adeguati, e per 2 euro direi che ci può stare. Sul sito di Panini e dal giornalaio non ho trovato qualcosa tipo lo starter pack delle trading card, però su Amazon vendono qualcosa del genere, dove tra l'altro ci hanno buttato in mezzo pure le card speciali ultra rare della precedente raccolta. E a proposito di prezzi, le figurine sono molto più popolari rispetto ai cartoncini delle trading card. Un pacchetto di card veniva a costare circa 3 euro, mentre ora un pacchetto di figurine 90 centesimi. E in ogni bustina troverete 5 figurine, alcune delle quali saranno composte da più sticker, ma ognuna di queste parti andrà a comporre lo stesso numero. Prendete come esempio questa, che al suo interno è formata da 32A e 32B. Ho visto troppe poche figurine per esprimere un giudizio sulla loro qualità, ma in generale mi sembra che si sia lavorato meglio rispetto alla collezione delle trading card. Visto che la contestualizzazione è presente, ma sull'album, questa ha permesso di sperimentare di più con i layout degli artwork, eliminando poi tutte le scritte. Ci sono poi tanti elementi che entrano un po' più nel dettaglio, come ad esempio gli scenari di Mario Party, ed è stato evitato un riciclo assurdo delle grafiche, questo grazie anche al numero più contenuto di figurine. Rendetevi conto che nelle oltre 250 card erano riusciti a spammare senza vergogna gli stessi artwork e a dedicare intere pagine alle varie colorazioni degli Yoshi e di Todd. Una cosa semplicemente vergognosa. Anche qui però c'è qualche stortura, non riesco a spiegarmi come sia possibile che la figurina numero 1 sia dedicata a Todd, e poi certi screen di gameplay lasciano veramente il tempo che trovano. Ora però passiamo a un argomento molto spinoso. Per quanto io sia un grande appassionato di Super Mario, mi rendo conto di essere completamente fuori target per questo prodotto. Ho trovato molto interessante l'idea di inserire tra una figurina e l'altra dei giochi e delle attività un po' alla settimana enigmistica, per coinvolgere con attività secondarie e anche per istruire in modo molto blando sulla lore del gioco. Magari, non lo so, è diventata una pratica comune negli album di figurine più recenti,
ma l'ho trovato un tocco carino. Però appunto è tutto molto blando, perché è chiaro che chi ha ideato questa raccolta si sia voluto rivolgere a un pubblico no di giovani, di più, praticamente di infanti. Ci sono delle cose che mi danno un fastidio assurdo, tipo le scritte che recitano: scrivendo messaggi divertenti per i tuoi besties, io e te BFF, qual è il tuo prefe? Ma veramente i giovani d'oggi parlano così? Quest'album mi sta facendo sentire un mega boomer. Consapevole però che così facendo avrebbe alienato tutti i potenziali acquirenti dai 3 ai 99 anni, Panini ha pensato bene di inserire la bastardata massima per il collezionista, dandogli così un modo per tirare avanti all'infinito. Le variant parallel. Vedete questi numeri che hanno una cornice tratteggiata? Queste sono le figurine white frame, cioè a cornice bianca. Sono 64 e ognuna di queste ha una doppia variante dove cambia il colore della cornice. Il problema è che queste variant sono estremamente rare e di rosse se ne trova una ogni 10 pacchetti in media, mentre di cornice oro una ogni 20. Le parallel inoltre non sono ordinabili come pezzi mancanti, quindi se volete chiudere al 100% la raccolta, ipotizzando che troviate sempre una variant oro ogni 20 bustine e che vi dica molta fortuna non trovando doppioni, dovreste comprare almeno 1280 pacchetti, cioè circa 1150 euro di spesa complessiva. Una follia totale. Ma qui a questo punto chiedo ai più esperti collezionisti di figurine. Solitamente le parallel si collezionano tutte, si cerca di chiudere un solo set, oppure non ci fate caso? Ma soprattutto, queste rarità vanno incollate? E come ultima sezione porterei avanti il box break iniziato negli shorts per vedere effettivamente quanta fortuna ho con le parallel e quanta incidenza di doppioni c'è. Il box contiene l'equivalente di 24 pacchetti e viene venduto a 21,60 euro. Vi lascio il link affiliato in descrizione. Aggiungendo i due pacchetti comprati insieme all'album, questi sono i risultati del mio break. Su un totale complessivo di 130 figurine ho trovato più di 30 doppioni, 4 parallel rosso e un parallel cornice oro. Tra l'altro una vera botta di cubo, visto che è uscita fuori come prima figurina del primo pacchetto. Forse ho trovato un po' troppi doppioni, ma con un solo box mi sono tolto più di metà album di mezzo. Sono abbastanza soddisfatto. E questo però c'era tutto quello che c'era da sapere su questo nuovo album di figurine dedicato a Super Mario. L'ho trovato un netto passo in avanti rispetto alla raccolta di trading card, anche se concettualmente queste mi affascinano molto di più degli sticker, ma soprattutto molto più abbordabile economicamente. Questo però se non si entra nel loop delle variant parallel, perché altrimenti diventa una spesa senza senso, completamente folle. Mantenendo quindi un basso profilo, penso ci si possa divertire parecchio nel completare quest'album. Ovviamente se siete degli appassionati del brand acquista tutto un altro valore e sono convinto al 100% che i più piccoli lo apprezzeranno tantissimo. Direi che questo è tutto per oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'ennesima collezione a tema Mario, se dovrei portarla avanti e soprattutto se anche voi l'avete già recuperata in edicola. Noi ci vediamo presto al prossimo video che arriverà quando arriverà e magari ci scambiamo pure i doppioni. Mi sembra di essere tornato indietro di 25 anni, bellissimo. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto attaccate duro! Le figurine, eh? Sempre in modo non violento. Io sono il Poro Parallel, Michele Sticker, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E questo però c'era tutto quello che c'era da sapere su questo nuovo album di figurine dedicato a Super Mario.